Tu sei perduto, io oggi sono perduto. Vedo nella mia vita che non sono né freddo né caldo, che ho un rapporto tiepido con il Signore, che penso di essere ricco, o almeno cerco, brigo, mi muovo, faccio le cose per non avere precarietà, per essere stabile, per assicurare la vita, per coprire la mia vergognosa nudità. La vergogna è il frutto del peccato. Appena Adamo ed Eva mangiano dell'albero, i loro occhi si aprono e si accorgono di essere nudi e si coprono. La vergogna, tutto quello che ci muove è per coprire la vergogna di chi siamo. Non possiamo sopportare la vista di chi siamo. E per questo giudichiamo gli altri, perché ciò che negli altri non sopportiamo, ciò che io sto giudicando nell'altro, ciò che dell'altro mi fa male è ciò che è dentro di me. Siamo specchi l'uno per l'altro. Tutto nasce da questa vergogna che però non possiamo coprire anche volendo. Come l'altra parabola dice, ho fatto tanto, moltiplicato i miei magazzini, adesso mi posso sedere in pace, anima mia, datti alla gioia. E non è possibile, perché arriva il Signore che fa verità, ti viene chiesta la tua vita. Ed è quello che è successo oggi a Zaccheo, oggi che Zaccheo sei tu e sono io. Bellissimo, sempre nel Vangelo ripete questo oggi, perché la prima parola che la Chiesa ha sulle labbra ogni giorno è se oggi ascolti la sua voce. Se oggi accogli il Signore, oggi, ieri è passato, ma ieri ho avuto un'esperienza del Signore bellissima, bene? Ti aiuta a oggi a convertirti. Oppure vogliamo assicurarci il paradiso qui, che è alla base di tutte le ideologie, ma è una menzogna, perché noi abbiamo bisogno che il Signore venga e con le sue vesti bianche, quelle che ci consegna nella Chiesa, la veste del battesimo, lavata nel suo sangue, cioè nel suo perdono, io possa davvero ricoprire la mia nudità. Essere rivestito di Lui. L'esperienza che ha fatto Zaccheo è proprio questa. Come te e come me siamo tutti piccoletti. Non è bello essere piccolini. Non riesci a sovravanzare l'altro, ti senti in una situazione di inferiorità. Siamo un pochino tutti piccoli, ma non solo piccoli di statura. Piccoli in qualche cosa, la nudità, la vergogna, quello che è debole in noi, ci mette un pochino come, se sono i film, quando ci sono gli interrogatori. C'è tutta una tecnica per interrogare, no? La luce in faccia, lui seduto, no? L'imputato, quello che è stato preso di seduto, e l'altro seduto sulla sedia, oppure in piedi, sempre in piedi. Per tenere l'altro schiavo, per tenere l'altro in debito con te, quindi mettergli paura, tu devi sopravanzarlo in qualche modo, devi metterlo anche fisicamente in questa situazione. È quello che molto spesso noi viviamo, forse tutti i giorni. Forse ogni giorno noi ci alziamo con questo peso in un certo senso, no? Dove vedi che sei inadatto, vedi che sei in debito, vedi che non le tue debolezze ti sovrastano, hai paura, no? Di morire oggi. Allora corri, però sentiamo ogni giorno che passa il Signore, come il cieco alle porte di Gerico e come Zaccheo dentro Gerico. Gerico è stata la prima città che è stata presa da Giosuè. E il Signore nuovo Giosuè, però aveva lo stesso nome, Giosuè e Gesù è lo stesso nome in ebraico, entra e conquista Gerico con la sua parola, con la sua presenza. Fa cadere queste mura dell'orgoglio, della superbia, per entrare con noi nella Pasqua, per entrare con noi nella terra promessa. Allora tocca oggi il tuo cuore e il mio cuore. Dove sei? Tu corri avanti al Signore, vero? Ma lo vuoi incontrare, certamente. Tutti noi vogliamo incontrare il Signore, tutti noi vogliamo la salvezza, ma ci arrampichiamo. Saliamo. Soldi. Prestigio. Che non mi tocchino, che non mi trovino in fallo. Poi in una comunità religiosa, questo è fortissimo. Perché c'è la regola, e la regola, che è un aiuto, che è un dono del Signore, molte volte diventa una corazza, diventa qualcosa perché io possa diventare inattaccabile. Perché se mi attaccano, se mi dicono, guarda, hai sbagliato, toccano un punto molto profondo della mia vita. Non è che io dico, meno male che me l'hai detto. Quando ti dicono, hai sbagliato, tu stappi una bottiglia di champagne, vero? Sei contenta? Sono contento quando il marito, la moglie dice, no, ma invece dovrebbe essere così. Tana, l'ho fatto tana, t'ho beccato. Meno male, mi posso convertire. Signore, un'altra cosa che non avevo proprio capito di me. No, Allora mettiamo lì barriere. L'essere tiepido, in fondo è questo. Pensare di essere vivi, invece no. Cioè, l'assicurarsi una certezza. Bene, arriva il Signore, distrugge tutto. Come? Lui sta
esattamente dove tu sei. Questo è stupendo. Di questo Vangelo di Zaccheo, la cosa che più mi rallegra, mi commuove sempre, è che Gesù sta dove Zaccheo è veramente Zaccheo. Ed è entrato prima di Zaccheo nella realtà di Zaccheo. Cioè nella povertà, nella debolezza. Scendi, devo entrare nella tua casa. Ma lui è già entrato nella casa di Zaccheo. Perché è già entrato nella sua realtà. Zaccheo è alienato, come me e come te, ogni giorno. Pensando di essere chissà chi, o di dover diventare chissà chi, di raggiungere chissà che cosa, di mostrarsi in chissà qual modo. La ipocrisia, Gesù rompe questa bolla, questa palla gonfiata dal niente e dice scendi, io sono qua. Allora dice scende pieno di gioia, perché c'è uno che è arrivato dove lui è quello che è e lo ha amato. Entrare nella casa di un pubblicano significa diventare pubblicano. Io penso che noi nella sua vita, in questi 3 anni, stava sempre dentro quello che si chiamano le mikvah, no? Sempre dentro queste piscine di purificazione, perché se la passava con pubblicani, peccatori, e basta soltanto sfiorarli un attimo che devi stare lì giorni e giorni a purificare. Adesso poveraccio, stava tutto, era l'uomo più pulito di Israele, perché stava costantemente dentro la piscina. E invece no, non ci stava, perché era lui l'acqua che purificava. Che è verissimo che se io tocco quello, la morte, divento morte. È verissimo, ma lui è Dio e lui può toccare la morte e farla diventare vita. Cioè tutto quello che dice l'Apocalisse lo compie lui. Allora accogliamo lui. In definitiva oggi non essere tiepido, non essere così cercando di assicurarti anche nel rapporto col Signore una inattaccabilità, cercare non questa religione naturale, forse un po', no, secondo alcuni vecchi schemi per cui io devo fare, no. Accetta quello che sei, scendi, scendi. Questo scendere ti spoglia, vedi? Quello che ho rubato, lo do. Quello che ho frodato, i soldi certamente, ma quello che io ho frodato a mia moglie, magari durante 10 anni di matrimonio, facendo apparendo per quello che non sono, o forse nella casa religiosa, cercando di sforzarmi di presentare un volto, una faccia che non è la mia, per cui la comunione con l'altro non è vera. Ma forse oggi che arriva la salvezza nella casa e ti dici io ti amo così come sei, forse oggi puoi chiedere perdono a quella sorella che sono 5 anni che stai lì e hai sempre avuto quel piccolo giudizio grande e mai gliel'hai detto, perché tu non giudichi, tu sei stupenda, sei la suora migliore di tutto il campionato mondiale di suore, e invece no, perché tu giudichi, tu sei quello come tutti gli altri. Io, allora, che il Signore ci dia oggi di scendere dove noi siamo, perché nel mondo scendere significa sfracellarsi. Per noi scendere le acque del battesimo significa trovare Cristo. Morire, morire l'uomo vecchio, significa la mia gioia più grande. Per questo se mi umiliano, se mi dicono la verità, magari male, non con carità, è la cosa più bella, perché mi tolgono la menzogna, mi tolgono dall'alienazione e posso trovare Cristo. Non che la sorella in sé, o il fratello, la moglie, o chi sia, dicendomi le cose male, è immediatamente Gesù Cristo. No, perché se è una disgraziata, è una disgraziata. Se non c'ha carità, non c'ha carità, si dovrà convertire pure lei. Ma il problema vero è che attraverso di lei arriva Cristo, che mi scartavetra, che mi fa scendere dove sono. Allora lì è vero, è vero, è vero, è vero, c'hai ragione. Quel dire è vero vuol dire dare tutto quello che abbiamo rubato, togliere tutto quello che io ho tolto al povero, cioè all'altro che ha bisogno della mia verità. Cioè se io sono nudo, allora posso accogliere Cristo, allora mi rivesto di Cristo, allora Cristo viene nella mia casa, nella mia vita, nella mia famiglia. Cambia tutto, cambia tutto. Cristo viene a purificare la mia vita, allora sono libero. Allora più sono povero, più accolgo e accetto di essere vergognoso, di non avere nulla da mostrare di bello, più sarò bello. Significa donare al Signore la nostra freddezza, la nostra incapacità per essere riscaldato dal fuoco del suo spirito. Lui adesso bussa, bussa, è lui che bussa. Quando arriverà la sorella, quando arriverà la situazione difficile, quando arriverà l'umiliazione, è lui che bussa. È lui, Non è quella persona che non ti capisce. È lui. I suoi mazzi di fiori, i mazzi di fiori dello sposo, sono le umiliazioni. Lui non viene a incensarti a dire quanto sei brava, quanto sei stupenda, mica hai bisogno di me, no? Tu forse mi potresti insegnare qualcosa come si fa Dio. No, i suoi mazzi di fiori, i suoi regali, sono la verità. Il dente che ti fa male, la malattia, la precarietà, perché ti mette nella verità. E tu veramente allora puoi accoglierlo e dire, sii tu il mio dente, sii tu veramente carne della mia carne. Questo è l'anticipo del cielo, è la pace, è la libertà per entrare oggi e sempre nella vita accettando chi siamo
e accogliendo lo sposo che arriva nella verità. La verità cruda è che lui ha dovuto dare il suo sangue per noi. Queste sono le rose, questi sono i fiori. Perché dentro alle umiliazioni, dentro alla parola brusca della sorella, dentro l'incomprensione, c'è il sangue di Cristo, come dentro uno scrigno, che mostra chi sei tu e quanta strada hai dovuto fare per arrivare ai piedi di Zaccheo, ai tuoi piedi. Per poter entrare in casa tua ha dovuto farsi uomo e morire la morte di croce. Questa è l'unica fonte della nostra gioia, per poter convertirci ed essere uomini liberi che lo seguono e vivere così ai piedi dei fratelli, per scendere anche noi dove i fratelli sono e portare la salvezza di Cristo nella loro casa.